La testa di cavallo che vediamo qui alla mia sinistra è ciò che emerge da un cumulo di cartoni, la pietosa provvisoria sepoltura per un povero animale che, ancorché vittima di qualche incidente stradale, verosimilmente con un veicolo molto grosso, giace ormai da qualche giorno insepolto. Questa è la conferma della crisi profonda, dell'inefficienza in cui le istituzioni, come enti locali preposti in questo caso anche alla salute pubblica, perché non si può sentire in televisione, per vostra fortuna, ma l'olezzo che noi in questo momento sentiamo vicino alla carogna di questo equino è già molto fastidioso. E in questa situazione si discute su chi debba rimuovere la carcassa di questo cavallo, su chi debba sopportare le spese, su quale ente debba farlo. La salute dei cittadini potrebbe anche essere messa a repentaglio da una situazione come questa. E intanto, mentre si discute, passano i giorni, passano le ore e aumenta anche il pericolo di infezione. Intanto questa povera provvisoria sepoltura per un cavallo che andrebbe incinerito quantomeno, perché le normative in disposizione di smaltimento di questo tipo di rifiuti speciali, perché tali sono dopo la morte, sono molto rigorose, è costituita da qualche cartone, due pezzi di tavola e della striscia bianca e rossa segnaletica per evitare che qualche automobilista o qualche motociclista, andando un attimo oltre la linea di bordo carreggiata, finisca per investire contro la carcassa del cavallo.